Con il termine trasmissione si indicano nel complesso tutte quelle parti che inviano alle valvole i comandi effettuati con la pressione dei tasti o dei pedali e l'impiego dei registri. Analizziamole ora in sintesi. Meccanica, la più remota, cioè quando i comandi dei tasti e dei registri sono mandati alle valvole dei sommieri mediante fili di ferro, strisce di legno, catenacci, eccetera. La troviamo negli organi antichi e nelle nuove realizzazioni che si ispirano a questa scuola. La trasmissione tradizionale meccanica viene considerata superiore dalla quasi totalità degli organisti. Tant'è che anche oggi i nuovi organi sono prevalentemente costruiti con questo sistema. L'insieme di leve, tiranti e bilancieri in un organo meccanico viene anche detto catenacciatura. La trasmissione meccanica, rispetto a tutte le altre, consente la miglior coscienza esecutiva, in quanto l'organista resta a contatto diretto e immediato con il proprio strumento e mediante un sapiente controllo della pressione sul tasto può incidere sulla resa sonora delle canne. Meccanica pneumatica, cioè a una parte dei movimenti si applica la meccanica e ad altre la pneumatica. Spesso nel medesimo organo viene impiegata la prima per il movimento dei tasti, la seconda per i registri. Questo apparato ibrido non è risultato molto affidabile, specialmente per quanto riguarda la pneumatica. Pneumatica tubolare. I comandi sono trasmessi dall'aria compressa, condotta alle valvole da numerosi tubicini di piombo, di zinco e di legno, facenti capo a borsette membranacee, le quali gonfiandosi alzano il pistone che dà adito al passaggio dell'aria nelle canne. È la più usata tra 800 e 900. In questo modo è possibile separare la console dalle canne. Purtroppo il trasferimento del movimento non è immediato e l'organista, soprattutto nei tempi piuttosto rapidi, si può trovare a disagio, dato che sente quello che sta suonando con un certo ritardo. L'inconveniente si può risolvere riducendo il tactus del brano. Comunque si mantiene una certa sensibilità nel tocco. Elettropneumatica, generalmente adottata quando si devono azionare corpi diversi dislocati a varie e notevoli magari distanze, è un connubio praticamente tra le due. Elettrica. Rappresenta il punto di demarcazione tra l'organaria antica e quella moderna. Tale applicazione favorisce le console, per esempio, mobili. Con questo ed il precedente metodo costruttivo scompaiono le molteplici componenti del meccanico ordinario. La pressione del tasto provoca la chiusura di un contatto elettrico. Il passaggio di corrente eccita una bombina che, tramite attrazione magnetica, apre il ventilabro. Purtroppo la trasmissione elettrica toglie totalmente la sensibilità del tocco organistico, arrecando talvolta notevole difficoltà, specialmente quando il corpo sonoro si trova ad una certa distanza dalla console.
elettrica elettronica, cioè una unione con la precedente. Nel secolo scorso si è passati dal sistema elettrico a quello elettronico, dove il moto fra il tasto e ventilabro viene attuato per mezzo di relè elettromagnetico o addirittura da un chip. La soluzione è molto pratica, permette innanzitutto di accoppiare a piacimento i registri alle varie tastiere e soprattutto di separare i gruppi di canne. Elettronica. I primi esempi si trovano a partire dagli anni 60. Il funzionamento è identico a quello elettrico sopra descritto, tranne che nel trasferimento dei dati dalla console alle parti sonore. Vengono eliminati i cablaggi ingombranti di quella elettrica e sostituiti da un piccolo cavetto con quattro conduttori, a volte anche via onde radio, che invia dati elettronici relative a tasti, registri, accessori. Sono state introdotte anche numerose utilità, tra le quali memorizzatori su supporti tipo floppy disk di registri, funzionalità MIDI, esecuzione automatiche di brani. Trasmissione elettronica proporzionale è la più recente. Per l'azione dei registri è identica a quella del tipo elettronico standard, mentre per i tasti è particolare e permette un'apertura graduale del ventilabro a seconda della pressione del tasto, sino a 128 posizioni differenti. Il punto di forza di questa tipologia è la possibilità di possedere un organo che unisce la comodità dell'elettrico e la precisione e sensibilità nel tocco di un meccanico.